Che cos'è la visualizzazione? Provo a darvi una definizione, ne esistono tantissime, più o meno articolate, più o meno complesse. Questa dice che la visualizzazione consiste nell'uso di caratteristiche visuali per codificare dati con l'obiettivo di trasferire informazione utile. Ci sono diversi aspetti in questa definizione su cui vorrei attirare la vostra attenzione. Allora, innanzitutto parliamo di visual features, cioè caratteristiche visuali, intendendo tutto ciò che noi riusciamo a vedere. Forme, colori, intensità luminose, movimento. L'obiettivo quindi della visualizzazione è utilizzare nel miglior modo possibile queste caratteristiche. Per fare cosa? Per codificare dei dati. Qual è la codifica più semplice? Se io ho un numero, quel numero può corrispondere alla lunghezza di un segmento. Normalmente però noi non visualizziamo solo un numero. Se voi avete un unico numero, sostanzialmente non sapete nulla. I numeri hanno significato nel momento in cui li possiamo confrontare con altri. Quindi se abbiamo due numeri, potremo codificarli come lunghezze di due segmenti. Quello che noi ci aspettiamo in questa codifica è che venga fatta in maniera corretta, accurata. Per cui se i due numeri sono, ad esempio, l'uno il triplo dell'altro, ci aspettiamo di vedere rappresentati questi due segmenti, l'uno con una lunghezza tripla dell'altro. In modo che, anche non conoscendo precisamente il valore di quei numeri, visivamente noi siamo in grado di percepire qual è il rapporto tra questi due numeri. Non sempre i rapporti sono così precisi e puntuali. A volte ci basta sapere che un numero è più grande dell'altro, non tanto di quanto è più grande. Dipende dal tipo di dato che abbiamo a disposizione e dipende dall'informazione che noi vogliamo andare a trasferire. Che cosa intendiamo per useful information? Useful per chi? Idealmente dovrebbe essere un'informazione utile per chi riceve l'informazione stessa. Quindi per chi osserva la nostra visualizzazione. Come facciamo a decidere cos'è utile o meno? Beh, tutte le volte che noi andiamo a comunicare qualcosa in maniera verbale o scritta, in realtà ci stiamo mettendo la nostra interpretazione e la visualizzazione grafica non fa eccezione. Quindi, quando noi dobbiamo andare a visualizzare qualcosa, dobbiamo innanzitutto chiederci qual è il punto focale che vogliamo trasferire, qual è l'informazione fondamentale, qual è il messaggio. I dati di per sé sono neutri, il modo di presentarli non lo è. Quindi noi possiamo andare a focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti piuttosto che su altri. Questo è ovvio anche se noi facciamo una rappresentazione perfettamente accurata, abbiamo la possibilità di enfatizzare alcuni aspetti. Possibilità che non dobbiamo
sfruttare in maniera casuale. Noi dobbiamo avere chiaramente in testa qual è il nostro obiettivo. Altrimenti il risultato è un qualcosa che verrà percepito in maniera non allineata con quelle che erano le nostre intenzioni, quindi potenzialmente male. Potenzialmente noi potremmo codificare i nostri dati semplicemente con delle cifre numeriche, numeri arabi, romani. In realtà noi non vogliamo utilizzare dei caratteri, se non come un supporto ausiliario, ma vogliamo utilizzare tutte le altre caratteristiche visuali. Perché? Perché sostanzialmente la visualizzazione di un grafico è molto, ma molto più efficace in termini di capacità di ricordare un'informazione. Se noi andiamo a chiedere a una persona che ha visto un grafico oppure semplicemente una descrizione testuale, dopo 3 giorni che cosa ricorda? Nel caso del testo da solo, i dettagli che vengono ricordati sono intorno a un 10%. Nel caso del testo con un supporto visuale, quindi un diagramma o un grafico, la percentuale di dettagli ricordati sale tipicamente al 65%. Queste sono figure puramente indicative, ma giusto per darvi un'idea del fatto che è decisamente più facile ricordarsi alcune informazioni fondamentali se c'è un supporto grafico. Un altro aspetto importante è quella che si chiama densità informativa. Se io vi proietto un lucido come questo, non posso scrivere un numero troppo elevato di parole, altrimenti devo iniziare a ridurre il font, quindi vi proietterei un qualcosa che è sostanzialmente illeggibile. Quindi proiettare una pagina di un libro invece di una slide è un qualcosa che non ha minimamente senso. Potenzialmente invece un'immagine può contenere tantissime informazioni. Per assurdo, ogni singolo pixel potrebbe portare un'informazione significativa, potrebbe codificare, diciamo tramite il colore, l'intensità luminosa, un dato. Se immaginiamo questa schermata che è 1024x768 pixel, quindi circa 1 milione di pixel, se ogni pixel può riportare l'informazione legata a una cifra o un carattere, avremo 1 milione di caratteri. 1 milione di caratteri messi dentro un editor di testo vuol dire 250 pagine. Quindi potenzialmente noi riusciamo in un'immagine a riportare l'equivalente di 250 pagine di testo. Poi è anche vero che in realtà io non posso andare a codificare ogni singolo pixel perché è difficile da leggere, o meglio posso codificarlo ma poi la percezione non funziona. Però ci posso andare abbastanza vicino. Vi faccio un esempio. Questa è una visualizzazione di come nel corso degli anni si è evoluta la, chiamiamola così, partigianeria dei politici americani del Congresso. Vedete che ci sono delle diverse nuvolette. Ogni nuvoletta corrisponde a un biennio di voti all'interno del Congresso americano. Partiamo quassù in alto con il 1949 e andiamo qui in fondo col 2012, 2012-2013.
ogni singolo puntino rappresenta un parlamentare americano. Rosso o blu perché i due partiti principali, democratici e repubblicani, hanno questi colori standard. Il rosso, che di solito almeno in Italia si associa alla sinistra, in realtà negli Stati Uniti è la destra, quindi il partito repubblicano. L'azzurro o blu è il partito democratico. Ogni coppia di puntini è collegata da una riga più o meno spessa che riporta quante volte nel corso del biennio della legislatura quelle due persone, quei due deputati, hanno votato allo stesso modo, a favore o contro qualche proposta di legge. E ovviamente i puntini sono tanto più vicini quanto più spesso la coppia di deputati ha votato in maniera concorde, e invece sono tanto più lontani quanto più raramente questo è successo, oppure se non è mai successo. Per cui, se vedete lassù in alto a sinistra, c'è una nuvoletta uniforme in cui vediamo un colore blu preponderante a sinistra, rosso per lo più a destra, ma vediamo in mezzo una serie di casi in cui in realtà ci sono stati dei voti molto misti. Quindi ci sono stati deputati repubblicani e democratici che hanno votato molto spesso allo stesso modo. Nel momento in cui noi andiamo a vedere, quindi questo è il caso molto misto, già tutta questa linea è molto mista, vediamo che molto spesso ci sono stati voti simili. Se andiamo a vedere qui in fondo, vediamo che le due nuvolette sono decisamente separate. Cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente mai un repubblicano e un democratico hanno votato allo stesso modo. Quindi la coesione dei due partiti è fortissima. Quindi qui vediamo migliaia di punti rappresentati in un'immagine e abbiamo facilmente un'impressione di come questa concordia o discordanza di voti è evoluta nel corso del tempo. Quindi in alto vediamo repubblicani e democratici che tutto sommato sono abbastanza, non dico indistinguibili, ma non fortemente polarizzati, mentre invece in basso vediamo un caso di polarizzazione estrema. Un aspetto fondamentale della visualizzazione è che noi dobbiamo pensare che normalmente la visualizzazione ha lo scopo di confrontare valori e mettere informazione all'interno di un contesto. Se voi pensate che un singolo numero possa significare qualcosa, avete sbagliato tutto. Dovete definire un contesto, quindi sostanzialmente dare altri numeri con cui andare a confrontare il vostro numero principale. Altro esempio in cui il contesto è importante. Allora, qui abbiamo una serie di categorie di lavori, so, machine operators and assemblers in basso a destra, skill production workers subito prima. Ogni segmento rappresenta uno specifico lavoro in quella categoria.
i due estremi del segmento rappresentano il numero di persone impegnate in quel particolare lavoro nel 1980 e nel 2015. Quindi sostanzialmente in funzione della pendenza di questo segmento riusciamo a capire se il numero di addetti per quel tipo di lavoro è cresciuto oppure è calato oppure è sostanzialmente stabile. Per cui qui in alto abbiamo un lavoro che è cresciuto significativamente. Questo segmento qua riguarda le infermiere. Dico le infermiere perché il colore è un altro attributo che viene utilizzato e mi indica la proporzione di uomini e donne che fanno quel tipo di lavoro. Quello che vediamo sostanzialmente, se guardiamo il lato destro di questo diagramma, è che ci sono tutta una serie di lavori sostanzialmente maschili, perché sono per lo più in azzurro, in calo significativo. Abbiamo invece sul lato sinistro diversi lavori per lo più femminili, nel senso che per lo più sono donne che occupano quel tipo di posto di lavoro, che invece sono in crescita. Abbiamo anche dei lavori, ad esempio questo, in cui la preponderanza nel 1985 era maschile e nel 2015 invece era femminile, perché è cambiato il colore dell'estremo. Ed è un lavoro in crescita. Qui vedete che stiamo utilizzando un sacco di caratteristiche visive. Il colore, la pendenza dei segmenti, la posizione dei punti e il raggruppamento in colonne per andare a identificare alcuni lavori, alcune categorie di lavori. Per cui riusciamo a capire come un certo tipo di lavoro sia cresciuto o meno. Il punto è che dire che un lavoro, il numero di addetti a un certo tipo di lavoro è cresciuto o è calato, di per sé non significa nulla se non confrontiamo quel calo o quella crescita con quello che avviene in tutti gli altri tipi di lavori. Perché se abbiamo una crescita molto ridotta, mentre invece tutti gli altri lavori sono cresciuti molto, probabilmente quel tipo di lavoro non ha avuto così successo. Se invece abbiamo una situazione sostanzialmente stabile, in cui abbiamo tutto un insieme di lavori che sono in netto calo, allora quel lavoro sostanzialmente tiene rispetto ad altri. Quindi il contesto che noi andiamo a fornire è fondamentale per andare a interpretare le informazioni. Le informazioni fondamentali e il contesto vengono codificati con attributi visivi. Le posizioni, i colori, la connessione tra gli elementi, la posizione in orizzontale nelle diverse colonne. Vi faccio un minimo di storia di quella che è la visualizzazione delle informazioni quantitative. Una delle prime visualizzazioni è questo grafico che arriva dal The Commercial and Political Atlas, un libro pubblicato da William Playfair nel 1786. Ed è una delle
dei primi casi in cui vediamo un diagramma che riporta in ascissa un anno, il tempo sostanzialmente, e in ordinata dei valori di esportazioni e importazioni. Per cui questa linea gialla più in alto riguarda le importazioni, la linea rossa, quella sottostante, riguarda le importazioni e sostanzialmente l'interpretazione che viene data a quell'area che sta in mezzo è il saldo a favore o contro l'Inghilterra, perché qui stiamo parlando dell'Inghilterra. Quindi sostanzialmente in quel periodo lì le importazioni dalle Indie orientali erano superiori alle esportazioni. Quindi c'era un saldo negativo. Altro diagramma, sempre dello stesso volume, in cui vengono riportati invece con dei diagrammi a barre, di nuovo dati analoghi di importazioni e esportazioni, in questo caso rispetto alla Scozia, della Scozia rispetto a tutta una serie di paesi. Prima questo tipo di visualizzazione non era mai stato pubblicato in maniera così ampia. Abbiamo poi altro esempio Maynard, o meglio Minard, perché era francese. Questo è un documento del, in realtà è un rifacimento di quello che si trova in un documento del 1869. Che cosa riporta questo grafico? Descrive quella che è stata la campagna di Russia di Napoleone. E codifica tantissimi dettagli. La larghezza della traccia corrisponde al numero di soldati che facevano parte dell'armata. Il colore rappresenta la direzione di movimento, quindi questo color beige riguarda i soldati che stavano muovendo verso la Russia, il nero riguarda i soldati che stavano rientrando dalla Russia. Quindi, semplicemente confrontando lo spessore di queste due tracce, vediamo l'entità della catastrofe. Questi gli uomini che erano qua, rispetto a 400.000. Quindi vediamo come ci sia stato un avanzamento e un progressivo, una progressiva riduzione dell'armata di Napoleone. Lo vediamo guardando lo spessore all'inizio e alla fine. Nel diagramma vediamo alcuni elementi che riguardano la geografia, quindi le posizioni, la città di Mosca qui in fondo, alcune città, i fiumi attraversati, eccetera. Nella parte bassa del diagramma vediamo le temperature. Zero,
il 18 ottobre, e temperatura che scende durante la ritirata. Quindi vediamo come con temperature sempre più rigide le truppe in ritirata si riducono sempre di più, fino a arrivare a pochissime, un numero molto limitato di soldati rispetto a quelli che erano partiti. Quindi qui abbiamo tantissime informazioni: la posizione geografica, il numero di truppe, la data, perché noi abbiamo una serie di date, mentre andiamo avanti, le temperature, tutti codificati nello stesso diagramma. Altro tipo di diagramma, non è un vetro rotto, ma è un diagramma che riporta gli orari dei treni da Parigi a Lione, dove ogni riga orizzontale è una stazione intermedia. E in ascissa abbiamo il tempo. Ovviamente i treni che vanno, come questa riga qua che sto enfatizzando, da sinistra verso destra, sono treni che viaggiano da Parigi verso Lione. Quindi scende, ovviamente è inclinata perché ci impiega del tempo a percorrere lo spazio. Quelli che vanno nell'altra direzione, quindi verso l'alto, sono invece treni che viaggiano nella direzione opposta, quindi verso Parigi. Quindi sappiamo che, ad esempio, partendo alle 11 e prendendo questo treno, arriviamo circa alle 5 del pomeriggio a Dijon. Da qui possiamo ripartire circa verso le 6 per arrivare alle 10 e un quarto a Lione. Quindi in questo modo siamo in grado di capire eventualmente le coincidenze, i tempi di percorrenza, e abbiamo sott'occhio tutte le possibili alternative. Questo è un grafico del 1885, in cui di nuovo vengono codificate un sacco di informazioni, quindi per ogni treno il tempo, la posizione. Inoltre abbiamo alcune informazioni utili, perché quando vediamo due rette che incrociano la stessa stazione in tempi vicini, sappiamo che quella è un potenziale per un cambio di treno. Vi faccio notare che stiamo parlando del 1800, 1700, tornando ancora a quello precedente. Quindi tutti questi diagrammi erano fatti a manina. Quindi si trattava di andare a calcolare bene le posizioni, tracciare le linee, inciderle e poi stampare il risultato. Quindi il lavoro che stava dietro questo tipo di diagrammi era estremamente complesso. Se parliamo di cose un po' più recenti, quindi del XX secolo, nel periodo intorno all'inizio degli anni Ottanta c'è stato un rinnovato interesse nella visualizzazione delle informazioni, sostanzialmente perché in quel periodo
i calcolatori si sono diffusi e hanno avuto dei prezzi sempre più bassi. Quindi era molto più facile avere la possibilità di visualizzare delle informazioni utilizzando dei calcolatori in maniera rapida e tutto sommato poco costosa. Tre libri fondamentali, due ve li ho già menzionati prima, Exploratory Data Analysis di Tucker, che ha coniato anche un termine per l'appunto Exploratory Data Analysis, che è di solito la fase iniziale che dovremmo fare tutti quando abbiamo dei dati che abbiamo raccolto in qualche modo e dobbiamo iniziare a capire che informazioni ci sono, come sono fatti, se hanno un senso le informazioni contenute in quei dati. Le tecniche che sono riportate in quel libro, alcune non sono molto moderne, per cui ci sono tecniche per andare a disegnare un istogramma invece che con dei rettangoli su un dispositivo grafico, con degli asterischi o con dei caratteri numerici, perché le capacità grafiche dei calcolatori di allora non erano così sofisticate come quelle di oggi. Quindi era facile magari andare a stampare dei caratteri, ma decisamente più complicato andare a disegnare linee e punti. Poi c'è il lavoro di Tufti, con il libro dell'83. Tufti è un professore di statistica che si è occupato di visualizzazione, è una persona decisamente eccentrica, quindi è un artista, professore statistico, fa un po' di tutto. Oltre a quel libro che è sostanzialmente il primo, che riguarda la visualizzazione delle informazioni, ne ha pubblicati altri in cui ha esplorato la visualizzazione anche di informazioni che non siano prettamente quantitative. E infine, terzo libro fondamentale, questo è dell'85, Cleveland, The Elements of Graphing Data, che analizza le proprietà percettive dei diversi tipi di rappresentazione dell'informazione. Riporta sostanzialmente l'esito di un numero significativo di esperimenti che sono stati svolti per andare a capire che tipo di rappresentazione permette una percezione più accurata e più corretta di un dato. Sostanzialmente stiamo parlando di visualizzazione dell'informazione. La visualizzazione dell'informazione sostanzialmente è basata su una serie di passi che non corrispondono necessariamente ai passi che noi facciamo per andare a visualizzare l'informazione, ma a livelli, diciamo, cognitivi, se vogliamo, che dobbiamo tenere in considerazione per andare a visualizzare l'informazione, perché sono quelli che sostanzialmente vengono utilizzati per andare a decodificare la visualizzazione. Normalmente, quando parliamo di visualizzazione, noi partiamo dai dati, che vengono rappresentati o codificati in proprietà di oggetti visuali. Punti, linee, che avranno una posizione, un colore, una dimensione, una forma. Questi elementi visuali fondamentali sono quelli che stanno alla base della nostra percezione, quelli che la nostra retina percepisce e trasferisce al cervello, che li elabora. Sostanzialmente sono gli stessi elementi che permettono
la vita normale. Quindi se vediamo un oggetto luminoso, un oggetto che si muove contro di noi, degli oggetti che vanno uno contro l'altro, o oggetti che hanno delle forme particolari, siamo in grado di riconoscerli e di prendere delle decisioni. Sulla base della percezione visuale, quindi gli elementi visuali base, sostanzialmente il nostro cervello che cosa fa? Può andare a fare delle operazioni di confronto o di relazione. Confronta la lunghezza di due segmenti e vede che un segmento è tre volte la lunghezza dell'altro. Vede un insieme di punti e vede che alcuni punti sono azzurri e altri rossi. Quindi percepisce come un'unità l'insieme di punti azzurri e come un'altra unità l'insieme di punti rossi. Quindi confronto, per lo più quantitativo, e relazione. Il passo successivo è quella che possiamo chiamare visualizzazione vera e propria, in cui possiamo andare a ragionare in termini più alti, in termini di astrazione, e andare a osservare dei pattern visivi, le nuvolette rosse e blu che sono più o meno sovrapposte tra di loro, delle tendenze, quindi non so, la temperatura che decresce significativamente col tempo, e delle eccezioni. Possiamo andare a evidenziare alcuni elementi che sono diversi da tutti gli altri e quindi attirano la nostra attenzione e su cui ragionevolmente possiamo andare a ragionare ulteriormente. Sulla base di queste informazioni che noi estraiamo visivamente, quindi la visualizzazione sostanzialmente si basa su un ragionamento quantitativo, il quale si basa su una percezione visuale. La visualizzazione dell'informazione sostanzialmente è quella che ci permette di comprendere qualcosa. Maggiore polarizzazione della politica americana, aumento o decrescita di un certo tipo di lavori, e in base a quello possiamo prendere delle decisioni in senso lato. L'obiettivo, quindi, è quello di capire come applicare al meglio le tecniche di visualizzazione, sostanzialmente di codifica, per ottimizzare la percezione visiva, il ragionamento quantitativo e infine l'estrazione di informazioni che rappresenta la visualizzazione di informazioni come un tutt'uno. Una volta che noi abbiamo capito come lavorare, siamo in grado ovviamente di progettare noi delle visualizzazioni che siano efficaci al massimo, che permettano di trasmettere il messaggio nella maniera più efficace possibile, ma siamo anche in grado di analizzare delle visualizzazioni esistenti per capire se queste sono corrette, se ci traggono in inganno e sostanzialmente identificare dove sta la menzogna dentro alcuni grafici.
Quindi quello che noi dobbiamo fare è trasmettere un messaggio quantitativo. Normalmente ogni messaggio quantitativo è composto da due elementi fondamentali. Dei valori, che di solito rappresentano delle misure di qualcosa, il numero di lavori o di lavoratori per un certo tipo di lavoro, il numero di voti concordi o discordi, e delle categorie, che sostanzialmente permettono di andare a raggruppare le entità a cui quelle misure si riferiscono. Il numero di voti di democratici e repubblicani, il numero di lavori per un certo tipo di lavoro o per una certa categoria di tipi di lavoro. È ovvio che queste due tipologie di informazioni, di valori, sono diverse. Una misura quantitativa di solito è un numero reale, e quindi per rappresentarlo devo utilizzare un qualcosa che sia sostanzialmente continuo, che so, la lunghezza di un segmento, la posizione di un punto lungo un asse. Le categorie sono di tipo diverso. Non posso andare a rappresentare i democratici e i repubblicani con la lunghezza di un segmento. Trump direbbe che sicuramente i repubblicani hanno un segmento più lungo, ma non è un'assunzione universale. Quindi devo utilizzare diversi aspetti visuali. E devo utilizzarli pensando a che obiettivo io voglio raggiungere, che tipo di compito di confronto, di analisi voglio permettere tramite la visualizzazione. Sostanzialmente, in generale, i task che io voglio poter agevolare tramite la mia visualizzazione riguardano una variazione all'interno di misure quantitative. Quindi mi interessa andare a vedere come i dati sono distribuiti, come i dati deviano da una norma, ad esempio, da un obiettivo, come i dati sono correlati. Tipico diagramma cartesiano in cui ho i dati x e y e vado a vedere quanto bene questi dati possono essere legati tramite una regressione lineare. Ma spesso ho anche, ad esempio, la necessità di andare a visualizzare quella che è la variazione di una misura all'interno di un'unica categoria. E quindi voglio fare un ranking. Se la misura è il tempo di completamento, so, di una gara di corsa, posso andare a costruire un ranking. A me interessa sapere chi è il primo, chi è il secondo, chi è il terzo, l'ultimo. Non ho categorie, è un'unica categoria, i partecipanti alla corsa. Posso avere delle relazioni parte e tutto. Quindi ho vari gruppi che costituiscono il tutto. Gli studenti di questo corso e i vari corsi di studio a cui sono iscritti. Ho
o l'evoluzione nel tempo oppure nello spazio. Come varia la numerosità dell'armata di Napoleone nel tempo oppure nello spazio. In realtà quel diagramma riportava entrambe. O in generale, se ho legami tra più variabili, posso andare a studiare delle relazioni più complicate, cosiddette multivariate. Tutti questi obiettivi sono obiettivi che voi praticamente potreste porvi per delle visualizzazioni che andrete a scrivere nella presentazione della vostra tesi, nella presentazione di una tesina, in un lavoro, in una qualche relazione, nella vostra tesi, in un documento. Buona parte dei grafici che andrete a disegnare probabilmente ricadono in una di queste categorie. Quindi, una volta che voi sapete che cosa volete fare con i vostri dati, che messaggio volete trasmettere, dovete capire qual è lo strumento più adatto. Prima di andare a scegliere il tipo di grafico, in realtà dovete fare una decisione, dovete prendere una decisione fondamentale. Volete andare a mostrare i vostri dati sotto forma di tabellare o grafica? Noi in questo corso parleremo di grafici, ma non sempre un grafico è la risposta giusta. Quando scelgo uno strumento piuttosto che l'altro? Qui, come a buona parte delle domande che ci porremo, dobbiamo rispondere con la risposta del buon ingegnere. Ok? Benissimo, bravissimo. Un punto in più per tutti. Dipende da cosa vogliamo fare. Non esiste uno strumento ottimale. Esiste uno strumento ottimale in certe condizioni. Le tabelle in particolare, sappiamo come sono fatte, riportano i dati in orizzontale, in verticale, lungo righe e colonne. Quindi invece di andare a mostrare un punto in una certa posizione, riporta un valore numerico. Quali sono gli aspetti fondamentali che ci possono far preferire una tabella rispetto a un grafico? Allora, sostanzialmente la facilità con cui io faccio una ricerca. Vi faccio un esempio. Se voi avete un listino prezzi, il listino prezzi riporta in ordine alfabetico o di codice i prodotti e i relativi prezzi. Ha molto senso andare a fare un diagramma a barre con i prezzi di tutti i prodotti ordinati in qualche modo strambo? No. L'obiettivo che dovete raggiungere con quella visualizzazione è permettere la ricerca facile e veloce di un certo valore. Le tabelle sono perfette per questi scopi. In una tabella voi potete riportare i numeri con la precisione che volete. 1, 2, 3, 10 cifre decimali. In un grafico voi andate a confrontare la posizione di due punti. Non avrete mai la precisione che potete ottenere con una tabella. Quindi se avete la necessità di riportare dei numeri con una certa precisione, per forza avete bisogno di una tabella. Magari non solo la tabella, ma anche la tabella oltre al grafico. Inoltre, in una tabella io posso mescolare diverse unità di misura. Cosa che in un grafico di solito è molto difficile.
Per cui in alcuni casi sicuramente le tabelle hanno dei vantaggi rispetto a dei grafici. L'alternativa alle tabelle, ed è l'argomento principale del corso, sono i grafici. Ma di grafici parleremo nella prossima puntata. Ci vediamo giovedì.